Roma e colgo in flagranza di reato questo gruppo di matrone, perché mentre stanno preparando, sono intorno, per immaginarci, a un pentolone, e stanno preparando dei filtri. Però lì, immediatamente interrogate, loro sostengono essere dei medicamenta salubria, così dicono. Sono delle medicine, stanno sperimentando un farmaco che possa guarire dall'epidemia. Insomma, niente da fare. Vengono trascinate in questa ombra di sospetto, vengono portate nel foro, interrogate, ma con un processo molto sommario, e Livio ci dice che furono condannate a morte quasi 200 donne, 170 per l'esattezza. Quindi veramente un primo processo, se vogliamo, di massa contro le donne guaritrici, donne curatrici. Poi che cosa accade? I secoli passano, facciamo questo passaggio, diciamo, ideale dall'epoca pagana, dall'epoca classica al primo medioevo. Che cosa avviene nel primo medioevo col passaggio alla cristianità? Tutto ciò che era pagano va a confluire automaticamente nella categoria del diabolico. Per cui queste donne che, come dicevamo, tramandavano, portavano avanti saperi raccontati oralmente, e quindi saperi che, come sempre, quando qualcosa viene tramandato per via orale, rimane uguale a se stesso, spesso viene ripetuto e insegnato attraverso formule che non cambiano. Di conseguenza, quelli erano in tutto e per tutto ancora quegli stessi saperi pagani, che un pochino si trasformavano, cambiavano linguaggio, quindi acquisivano un po' il nuovo linguaggio cristiano, però di fatto quello erano riconosciuti come tali. Le donne, e soprattutto le donne che abitavano nelle campagne, quindi nei villaggi, nei pagi, e quindi erano i luoghi pagani, dove si procrastinava questa cultura pagana, cominciano a essere, sì, perseguitate in modo molto blando. In realtà in origine non c'era una legislazione specifica per la strega, e quindi queste donne inizialmente vengono accusate di eresia, cioè vengono coinvolte nel grande calderone dell'eresia, no? L'eresia, quindi un'ottima scusa per poter accusare e condannare, no? Chiunque si discostasse dall'ortodossia presunta tale. Piano piano anche la legislazione lentamente si va affinando, si va raffinando, piano piano si delinea anche il reato di magia, il reato di stregoneria, che è un reato che viene non unicamente declinato al femminile, però prevalentemente declinato al femminile. Noi sappiamo che non soltanto donne sono state condannate per questo reato, anche uomini, però diciamo che in proporzione alle donne sono state molte di più, e quasi sempre le pene erano anche più aspre. Tanto che cominciano a fiorire i primi testi dedicati proprio alla magia, alla stregoneria femminile, quella delle lamie, quella appunto delle malefiche. Tra questi, uno dei testi che tutti voi avrete sentito nominare, uno dei testi più misogini e antifemminili della storia, che è il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, cioè un vero e proprio manuale per riconoscere la strega, per diciamo andare a stanarla, interrogarla, torturarla e poi condannarla. Alcune torture sono state proprio inventate per il corpo femminile, tra l'altro. Allora, il Malleus che cosa diceva tra le tante follie che esso contiene? Diceva che la peggior razza di strega è l'ostetrica, perché l'ostetrica è colei che conosce molti modi per approcciare il diavolo, è l'amica del diavolo per eccellenza. E quindi ecco che sull'ostetrica, sulla levatrice, comincia ad appuntarsi il sospetto della comunità. E molte di queste donne cominciano ad essere fatte oggetto di delazione, vengono denunciate dalle stesse donne delle loro comunità. Questo è un aspetto molto triste, cioè che spesso le donne denunciavano le altre donne per questioni di invidia, erano piccole comunità, no? Quindi ecco, l'ostetrica, la levatrice, conosceva tutto delle famiglie, no? Perché queste donne entravano all'interno delle famiglie anche come consulenti, noi potremmo dire, cioè raccoglievano confidenze,
parlavano molto e quindi sapevano tutto di tutti, era molto facile creare una situazione di invidio, di malevolenza nei confronti dell'ostetrica, dell'allevatrice, della medichessa. Il rapporto con il medico maschio era un po' più asettico, cioè il medico cosiddetto con licenza, diciamo, era spesso una figura poco empirica davvero, perché spesso non toccava nemmeno il paziente, non metteva le mani addosso al paziente, faceva la sua diagnosi, se il paziente doveva essere visitato lo faceva un assistente, poi il medico dava la sua diagnosi, la sua terapia e veniva pagato e se ne andava. Al contrario, la donna curatrice era una donna che si sporcava le mani con la malattia, no? Era una professione giocata un po' borderline tra quella proprio del medico ma anche dell'infermiera. Cioè queste donne rimanevano a volte per più giorni all'interno del nucleo familiare, preparavano il pasto, imboccavano il paziente, preparavano la medicina, toccavano i corpi. Immaginiamoci, no? In un parto il corpo viene toccato. E che cosa accadeva durante un parto? Che le donne appunto si trovavano tra le mani molto materiale organico, quindi toccavano la placenta, il cordone ombelicale, molto spesso si trovavano tra le mani dei feti morti, quelli degli aborti, ma anche quelli dei parti non andati a buon fine, c'era un'altissima mortalità perinatale. E quindi ecco che si diceva nel Malleus che l'ostetrica in realtà faceva questo lavoro come copertura per altre attività, cioè si impadroniva di quel materiale organico, si impadroniva del feto abortito, si impadroniva della placenta, del sangue mestruale, che erano tutti ritenuti ingredienti potentissimi per il famoso populum amoris, cioè per il filtro magico, il filtro amoroso. Quindi si credeva che queste donne fossero lì apposta per impadronirsi di questo materiale, di queste cose organiche, per poi consegnarle al demonio, consegnarle al diavolo, portarle al sabba, insieme alle altre streghe, preparare cose indicibili. Eccola qui la strega ostetrica, ecco che cosa fa. Che ancora una volta ci riporta l'immaginario delle proto-streghe, delle antichissime streghe, che erano di fatto delle rapitrici di bambini. Le streghe del mito, no? Avevano molti nomi, lami e incuse, erano dei demoni femminili che rapivano i bambini dalle culle. Era un po' un modo per spiegarsi la mortalità infantile, che era altissima in tutti i secoli passati, no? Perché il bambino moriva? Perché la strega non rapiva la famiglia. E poi in seguito perché l'ostetrica lo uccideva per portarlo al diavolo. Ma c'era proprio questa trasmigrazione di simboli e di significati. Questa immagine interessante ci parla di parto cesareo. Ci sono delle donne che lo praticano. Si dice che le donne non abbiano mai praticato la chirurgia. In effetti, forse qualche tentativo di parto cesareo, che non sappiamo se è andato o no mai a buon fine, però evidentemente veniva praticato anche dalle donne. E c'erano chirurghe donne, spesso erano assistenti di medici uomini, magari le mogli o le figlie del chirurgo che lo assistevano durante le operazioni, gli interventi, e che poi imparavano da lui. Qualche volta alla morte del padre, alla morte del marito, si erano a tal punto conquistate la fiducia della loro comunità che continuavano a portare avanti lo studio medico e quindi continuavano a praticare quei saperi. Sì, come vi dicevo, una storia della medicina femminile si potrebbe fare anche attraverso le immagini che ci raccontano forse involontariamente, no? Però scene di vita vissuta. E nei cosiddetti teatra sanitatis, sotto qui la sanitatis, sono tantissime le donne raffigurate in atti molto concreti di cura, assistenza, somministrazione del pasto. Bene, allora, prima di fare questo passaggio alla vocazione religiosa, mi soffermo ancora un po' sulla figura della strega, perché ci aiuta poi a, come dire, a vedere specularmente questa figura, a vederla in modo speculare a quella della donna invece consacrata.
La strega e la santa, molto interessante questo abbinamento. Allora, come curavano queste guaritrici popolari? Certamente la magia c'era. In questo l'inquisitore aveva ragione, queste donne facevano medicina magica, non solo, ma facevano anche medicina erboristica perché conoscevano le piante, preparavano il farmaco, eccetera. Però, che cosa destava tutto questo sospetto? Era proprio quel sapore pagano che si portavano dietro nelle loro pratiche di guarigione. Per esempio, la famosa misurazione dei panni. Non so se l'avete mai sentita nominare, ma compare molto spesso negli atti dei processi per stregoneria. Cioè, queste curatrici come curavano? Curavano misurando i panni, misurando gli abiti dei pazienti. Ovvero, quando il paziente non aveva la possibilità di farsi visitare, perché magari era allettato, non poteva recarsi presso l'abitazione della guaritrice, allora i parenti si recavano dalla guaritrice e portavano degli oggetti appartenenti al malato. Molto spesso si trattava di vestiti. Allora la curatrice li misurava con la spalla, misurava l'abito, misurava la fascia del neonato se si trattava di un bambino piccolo, la cintura qualche volta, erano sempre elementi che potevano essere in qualche modo appesi e poi misurati. E mentre faceva questo gesto rituale, sussurrava delle formule che i presenti non riuscivano mai a comprendere, erano delle formule particolari, oppure spesso erano delle preghiere cristiane. E poi, ecco che così, come per ispirazione divina, arrivava la soluzione terapeutica, la diagnosi. E quindi veniva prescritto farmaco e quant'altro. Ecco, questa era una pratica che la curatrice raramente ammetteva di compiere quando si trovava di fronte all'inquisitore, perché confessare di praticare la misurazione dei panni significava essere automaticamente condannata come strega. Però ecco, il rito, questa ritualità, accompagnata dalla parola e poi dal farmaco, perché alla fine c'era sempre comunque un preparato che la donna faceva e consegnava alla famiglia con le sue erbe, con i suoi oli e unguenti. Ecco, questo erba et verba, dicevano i latini, erbe e parole. Allora, c'è la conoscenza della natura, sicuramente, quindi la conoscenza della vis terapeutica delle singole piante che appartenevano a questa antichissima tradizione, però c'era anche l'elemento parola. La parola è sempre stato uno strumento di cura delle donne. Anche nel mito compare questo elemento. Le donne curano cantando, anche attraverso il racconto, il mito, c'è cioè questo potere della parola, potere curativo della parola, che noi in realtà oggi sappiamo che è reale, esiste, no? La parola cura, effettivamente. Nell'idea del mondo antico la parola ha un valore magico, cioè la parola crea la realtà. Quindi accompagnare la somministrazione di un farmaco con la giusta formula, con la giusta preghiera, veicolava addirittura anche il potere curativo della pianta. Non dimentichiamoci che una delle parole magiche che tutti noi conosciamo, che è abracadabra, compare per la prima volta in un testo medico, un testo di medicina, un testo del III secolo d.C., Marcello Empirico, un autore romano, e quindi proprio come formula di guarigione, di cura. Questo l'ho detto molto su questo abracadabra, però insomma, ora non abbiamo tempo di sviscerare tutti i suoi significati. Comunque sia, sì, è una formula curativa. La parola magica è innanzitutto parola che cura. E quindi ecco, questi verba e queste erba. Somministrare cantando, raccontando, dicendo la preghiera, perché poi molto spesso le curatrici medievali, anche le streghe condannate appunto dai tribunali dell'Inquisizione, di fatto pronunciavano preghiere cristiane, non è che pronunciassero altre, perché comunque venivano da quella tradizione lì, hanno imparato le Ave Marie, Paternoster, però come li pronunciavano? Per esempio nel numero rituale di tre, che era un numero magico pagano, quindi sempre tre Ave Marie, tre Paternostri. E quindi ecco che mescolavano tutti questi elementi e veniva fuori un intruglio strano di rito, mito, preghiera, eccetera, che comunque le individuava come curatrici
curatrici magiche. Bene, in realtà quella della curatrice popolare non è l'unica dimensione che noi conosciamo di cura femminile, è semplicemente quella che non è stata riconosciuta, che è stata combattuta. È stata combattuta su due fronti in realtà, non soltanto su quello giuridico inquisitorio, ma è stata combattuta anche dalla medicina ufficiale tantissimo, che tendeva molto a screditare la figura della guaritrice popolare. Innanzitutto perché c'era una fortissima competizione all'interno delle comunità tra il medico con licenza e la curatrice, perché molto spesso le persone si rivolgevano prima alla curatrice. Oppure, se il medico non era riuscito a risolvere, allora andavano dalla curatrice. Però, mentre se il medico falliva nella sua diagnosi e terapia, non gli accadeva nulla, invece ecco che alla donna, se qualcosa non andava, se il paziente moriva, allora ecco, era colpa sua, veniva accusata. Quindi rischiavano la pelle molto di più le donne, come sempre, che non gli uomini. E soprattutto in questa professione. Quindi ecco, diciamo un doppio attacco, un esercito congiunto, quello della medicina ufficiale e quello dell'Inquisizione. Però molte storie che emergono anche dagli atti dei processi ci dicono che spesso anche i medici con licenza si recavano dalla guaritrice per farsi curare loro stessi. Quindi c'era comunque in qualche modo un credito che veniva dato a questo tipo di pratiche. Nessuno era esente dal credere che comunque un po' di magia il discorso cura e medicina c'entrasse. Bene, dicevamo, se da una parte queste donne venivano perseguitate, dall'altra c'era una dimensione invece concessa della pratica della medicina, che era quella della consacrazione religiosa. Quella della santa, diciamo, contrapposta a quella della strega. Allora, anche qui potremmo partire da lontano, perché abbiamo detto che i saperi delle donne hanno origine nella dimensione del sacro. Lo abbiamo visto a livello archetipico, ma poi probabilmente anche a livello pratico, perché le prime medichesse sono state forse le sacerdotesse di quei templi di Igea, di Panacea, o delle molte divinità curatrici, italiche, greche, romane, eccetera. Quindi all'interno del tempio pagano coltivavano i semplici, facevano la pratica cosiddetta dell'incubazione, cioè il paziente dormiva all'interno del tempio e aspettava che in sogno la divinità suggerisse la risoluzione della malattia. E quindi ecco, all'interno della dimensione sacrale, claustrale, come dicevamo, le donne portavano avanti questi saperi. Tutto questo avviene anche col passaggio al cristianesimo, anzi, soprattutto col passaggio al cristianesimo, c'è un rafforzarsi, un corroborarsi di questa dimensione. Il primo cristianesimo portava un messaggio di straordinario rinnovamento, in cui le donne erano per la prima volta ritenute pari agli uomini, così come gli schiavi erano ritenuti pari ai liberi, ecco che molte donne si affrancano dalla dimensione familiare per dedicarsi alla cura del mondo, diciamo. Molte vedove che entrano in possesso dei beni del marito alla morte di questo, devolvono questi beni, donne aristocratiche, donne facoltose, alla costruzione di ospedali, di ospizia, e si ritirano all'interno di questi ospedali per curare i malati. Intorno a queste donne si creano delle comunità femminili di altre vedove, di ragazze che decidono di rimanere mobili e cominciano a svilupparsi queste comunità femminili di stampo infermieristico, potremmo dire, dove le donne curavano. E curavano proprio, come dicevamo prima, sporcandosi le mani, cioè abbiamo molti biografi di sante del primo cristianesimo come Santa Fabiola o Santa Marcella, Santa Radegonda, che ci raccontano proprio come queste donne curavano, cioè raccoglievano il malato per la strada, lo portavano all'interno di questi luoghi, lo lavavano personalmente. Usano anche immagini molto forti per raccontare questo tipo di medicina, di intervento terapeutico.
li lavano, tolgono i parassiti, pettinano, lavano le teste, magari pazienti affetti da scabbia. E c'è anche un po' un racconto macabro di queste biografie di donne, proprio per calcare la mano su questi aspetti molto forti del contatto con la malattia. E poi preparano il pasto, lo somministrano, lo accompagnano il moribondo nell'aldilà, tenendo la mano, consolando. Cioè sono veramente donne in odore di santità, diremmo. Ed ecco che si sviluppa tutto questo filone femminile all'interno della dimensione del monastero. Una di queste donne che a me piace sempre molto raccontare è Santa Radegonda, in parte perché c'è una sua biografia molto circostanziata e molto dettagliata della vita di questa Radegonda, che era di fatto una regina, quindi non una donna qualunque, ma era la sposa di un re merovingio, matrimonio infelicissimo. A un certo punto, siccome si capisce che non avranno figli, probabilmente uno dei due è sterile, la colpa sarà stata data senz'altro alla donna, quindi quello che non serviva più, Radegonda chiede a re Clodoveo di potersi ritirare al monastero, e lui glielo concede. Fonda questo grande monastero a Poitiers e si mette a curare i malati e ad accogliere i poveri. Mi piace Radegonda perché la sua vita è raccontata anche dalle bellissime miniature di uno dei codici che ci raccontano la sua biografia, che ci mostrano proprio una Radegonda melichessa. Ed è una donna che appunto è un erede della Dea Igea. Parlavamo prima delle pratiche igieniche, ecco qui, il malato innanzitutto viene lavato, viene mantenuto pulito direttamente dalla santa, che lo fa senza nessuna timore di avere contatto con la malattia. Ma ecco, interessante, Radegonda pratica l'esorcismo per curare. E qui si entra in tutta una dimensione che è una dimensione molto simile a quella della strega curatrice. Cioè, chi si è occupato di studiare in modo dettagliato la medicina di queste sante, prima dell'anno 1000, ma anche dopo direi, ha rilevato come tutta quella ritualità che si ritrova, che emerge dai processi per stregoneria di donne che sono state poi magari condannate a rogo o condannate a morte, tutta quella ritualità veniva praticata anche all'interno del monastero dalle donne, però lì era concessa. Lì la donna era protetta dall'abito monacale, poteva di fatto praticare la stessa medicina, portare a galla gli stessi saperi, però in qualche modo era santificata. Il suo curare era il miracolo, era l'esorcismo, era il portare fuori il male, inteso come demonio, dal corpo dell'ammalato. Quindi c'è tutto un aspetto simbolico che riporta all'antico mondo sacerdotale, che è quello della malattia come ombra, come malanno, ma come malanno dello spirito, che la santa, attraverso proprio il suo carisma, può buttare fuori dal corpo. E qui Radegonda lo fa con l'imposizione della mano, probabilmente con la parola, come si diceva, con la preghiera, perché ha in mano un breviario, forse qualcosa, un libro, per cui sta forse leggendo qualche formula. Questo è un altro episodio del tutto simile, dove la malattia esce dalla bocca della malata sotto forma di demonio, di diavolo. È interessante perché in alcune storie di streghe compare esattamente questa stessa immagine. Tra l'altro, una di queste streghe, perché io nel libro Per virtù d'erbe ed incanti poi racconto sette storie di streghe curatrici, e una di queste figure è proprio una strega di casa vostra, diciamo, una benvenuta Pulcinella. Forse l'avete sentita nominare, con Angelo la nominavamo oggi. Benvenuta Pulcinella da nave, che cosa fa? Che cosa dice a un certo punto? Dice che quando l'inquisitore durante il processo le chiede come ha fatto a curare la figlia del podestà, perché anche il podestà di Brescia si era rivolto benvenuta Pulcinella, non al medico condotto, ma
alla curatrice magica per curare una figlia che si credeva fosse stata fatturata da una domestica. Come l'hai curata? Beh, lei dice, io l'ho curata somministrandole tutte le mattine per 3 giorni di fila un infuso di sambuco. E poi alla fine lei ha vomitato una tazza di brodo e di cattiverie. Cioè, come guarisce la paziente? Perché vomita le cattiverie dal corpo. Quindi, in qualche modo, il diavolo, il demonio, la parte oscura che c'è nel corpo, quindi la malattia, esce dal corpo. Una sorta di esorcismo, se vogliamo. Non è molto, molto dissimile da ciò che avviene qui. Quindi ecco, ci sono questi parallelismi molto forti e molto interessanti, anche su questo concetto dell'ombra. C'è un'altra curatrice che in un processo dice una cosa che a me piace molto, ora non ricordo, credo che sia Maddalena Serchia, una curatrice senese, che dice raccontando della sua professione di guaritrice, io ho curato molti uomini e molte donne e ho curato molte malattie, ombre che cascano dal cielo. Cioè la malattia era intesa in modo simbolico come un'ombra che cade sull'individuo e che quindi deve essere poi tolta, levata. Bisogna riportare la luce nel corpo e nello spirito per guarire. In qualche modo è un concetto anche mistico di guarigione, no? Che entrambe portano avanti le streghe così come le sagnate. Bene, allora io cerco di raccogliere un po' le idee perché ci sarebbero tantissime cose da dire, però devo necessariamente fare spazio. Quindi lascerò perdere una serie di altre figure interessanti che però non ho tempo di raccontarvi tutte. Perché mi piacerebbe invece dedicare una parte, forse a qualcuno di voi, per qualcuno di voi potrebbe essere interessante, alle erbe delle streghe. Quindi l'ultima parte la dedicherei un po' a un aspetto botanico, se vogliamo, della medicina delle streghe o delle medichesse, come vogliamo dire. Perché che cosa succede? Che così come la figura della donna di magia e di cura, della parola che il Degarda, dopo se volete vi dico qualcosa sul Degarda, allora, come la donna di magia, la strega, vive di questa duplicità di figura benefica e malefica, che cura, che dà la morte, che dà la vita e che dà la morte. Allora, ecco che anche le piante che lei usa per curare godono di questa stessa idea di duplicità, di beneficio e di maleficio. Quindi saranno erbe che portano, che danno la vita, che danno la guarigione, e saranno anche piante che però possono essere letali, possono essere usate per la magia nera. Quindi potremmo dividere le piante della tradizione delle donne dell'antichità in due categorie. Le piante malvagie, diciamo, e le piante benefiche. Nella prima categoria abbiamo tutte le piante che in qualche modo rientrano nella tradizione dell'unguento del volo. Avete presente quell'unguento che la strega preparava e poi di cui si ungeva il corpo? Dopo essersi unta con questo unguento magico, il corpo si ricopriva di piume, di penne, lei si trasformava in un uccello e volava al sabba. Oppure ungeva con questo unguento magico il bastone della scopa, la scopa si animava di uno spirito dendrico e la portava in volo al sabba. Ecco, questo unguento veniva fatto con erbe particolari, che sono però erbe che noi ritroviamo in tutta la tradizione femminile a partire dal mito antico. Quindi è proprio una tradizione che è rimasta quasi intatta nei secoli. E per esempio abbiamo l'atropa, bella donna. Bella donna, naturalmente già questo nome riporta le Balfame, no? Quindi a queste maghe, maghe farmachiles, che però nel suo nome scientifico ha anche atropa, quindi riporta a Atropo, che delle tre parche, delle tre moire, era quella che tagliava il filo della vita, quindi che dava la morte, una figura proprio di proto-strega, se vogliamo. Ecco che ritorna anche delle piante, delle streghe. Poi abbiamo la cicuta, che è un veleno, abbiamo la ruta, che compare spessissimo negli atti dei processi di stregoneria. Quasi tutte le donne della tradizione popolare usavano la ruta. Ed era nel mito la pianta di Medea. La ruta era la pianta con cui Medea faceva i suoi filtri per affatturare questo e quell'altro. Poi abbiamo bene il colchicum, abbiamo Datura stramonium.
di codatura stramonio, fa rima con demonio. Molte di queste piante nelle tradizioni regionali sono chiamate erbe stregone, erba strega, erba del demonio.